Oggi leggiamo la storia Pablo, il bambino triste. Inaspettatamente l'ombra blu si avvicina a Pablo e lo prende per mano, delicata e silenziosa come la neve. L'ombra blu ha la sagoma di un omino di pan di zenzero ed ha il profumo che fa lacrimare gli occhi. Da quel momento Pablo vive mano nella mano con l'ombra blu. Quando mangia, quando fa le capriole sul lettone della mamma e del papà, quando va in bicicletta, quando corre con il cane, quando pesca con il nonno, quando gioca al parco con gli amici, quando va a dormire. Tuttavia, non è la stessa cosa. Pablo non ci riesce se tiene per mano l'ombra blu e quindi non le fa più. Quando gli chiedono perché non giochi, perché non mangi, perché, l'ombra blu gli racconta una storia e Pablo, che l'ascolta in silenzio, non risponde. Potrete trovare le foto su Fiabe e Favole Fantasiagram. Grazie.